abbattere le barriere architettoniche e al contempo favorire l'accessibilità ai centri storici anche in chiave turistica a fronte di percorsi spesso disagevoli o di parcheggi ridotti e distanti. Va in questo senso il contributo di 4 milioni di euro attraverso il bando della Regione Marche che premia i progetti per gli impianti di risalita in ambito urbano all'insegna della qualità. A essere premiati, Gabicemare, Gradare e Fermo. La Regione è molto soddisfatta perché finanzia tre risalite di qualità in tre città della nostra regione, Gabice, Gradara e Fermo, che si aggiudicano i 4 milioni di euro complessivi per queste risalite, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per valorizzare le bellezze dei nostri comuni e soprattutto comuni turistici, perché premiavamo coloro i quali avessero presentato alla Regione un progetto in infrastrutture di qualità che avessero appunto l'obiettivo di rendere più accessibili i nostri comuni. Questo vale per i comuni della nostra costa, ma anche per i comuni dell'entroterra che abbiano un grande appeal turistico. Quindi le infrastrutture con il fattore Q, il fattore qualità, al servizio delle bellezze del territorio e al servizio dei nostri comuni più turistici della nostra regione. Fermo realizzerà il collegamento fra Via Mamiani e Piazzale del Girifalco con due ascensori panoramici per 1.675.000 euro. Gabicemare realizzerà invece un progetto di riqualificazione e valorizzazione del lungomare con un ascensore panoramico del valore di 2.800.000 euro. Noi andremo a fare un intervento che avevamo già programmato nel piano opere pubbliche di quasi 3 milioni di euro, in cui andremo a fare questo collegamento verticale tra la parte alta e bassa del lungomare, quindi la parte alta dove sono una parte degli hotel, la parte bassa che aveva sempre avuto necessità di avere un collegamento. E oltre a questo collegamento, quindi sarà proprio una discesa a mare, questo è un intervento che andrà a risolvere tutte le problematiche legate anche alla necessità di eliminare ogni barriere architettoniche, quindi in modo da rendere più omogeneo, più fruibile a tutte le persone con disabilità, ma anche pensiamo alle famiglie con bambini, eccetera, proprio per eliminare ogni forma di barriera architettonica, quindi andare incontro alle esigenze di quelli che poi sono i nostri flussi turistici, che va dall'anziano al bambino, alla famiglia, e quindi necessità che era ben sentita, quindi è stata un'ottima opportunità per il nostro comune avuto la possibilità di partecipare a questo bando e aggiudicarsi una cifra importante che andrebbe a coprire quasi un 40% del totale dell'investimento. Gradara si è aggiudicata il contributo regionale grazie al progetto del valore di 4.600.000 euro per la realizzazione di due ascensori inclinati per collegare il parcheggio di scambio di Via di Sottolbosco con il castello. Abbiamo un collegamento piuttosto importante perché andrà a mettere a sistema il nuovo terminal autobus che verrà realizzato ai piedi della collina di Gradara, dove convergeranno tutti circa 1.500 arrivi annuali di autobus e collegheranno quindi gli utenti di questi autobus con il centro storico, con il parcheggio subito a ridosso delle mura. Quindi un'utenza molto importante per un percorso di circa 400 metri, quindi sarà uno degli impianti più lunghi a livello regionale mai realizzati.